Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: radioyoganetwork@gmail.com. Direttamente al cuore. E qui non si sa se oggi siamo là, comunque io sono qua. Qui dallo Studio Zero Rete Ferrara, ovviamente Maurizio DJ, oggi ha voglia proprio di danzare, sì, magari col dottor Loris, è vero? Ma è mezzogiorno. Lo so che è mezzogiorno. Lo so, dall'alba al tramonto, però c'è il sole, C'è il sole, vero regia? Oggi è tornato Cocco, per fortuna. Ecco, Peppino Spazzacamino è andato in ferie, pertanto c'è Cocco. Allora, Cocco, mettiamo su uno stacco. Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: radioyoganetwork@gmail.com. Direttamente al cuore. Perché voi dovete pensare che la Jacqueline ha fame, però oggi non ha voglia di cucinare, no, oggi no, comunque io saluto la Paola e veramente lei è sempre sul pezzo come noi, siamo qui da www.letteralmente.info dove potete ascoltare i nostri programmi come anche nella piattaforma Castbox, troverete tutte le nostre trasmissioni, ma al completo, questa nuova piattaforma scaricabile tramite iOS oppure Android, sul tablet, sul vostro PC o sui vostri smartphone gratuitamente. Allora, oggi Maurizio DJ cosa fa? Fa che farà la solita chiamata a lui, al dottore. Il dottore che oggi non l'ho sentito proprio bello in forma, sbagliante. Ecco, allora, cosa dice Cocco? Non c'è il dottore? Come non c'è? Dove è andato? Ah, è andato dal dottore? Ah, è andato dal dottore. Dove? Ah, un dottore agricolo. Ah, ho capito. Va bene, allora, se è andato da un dottore agricolo, magari lui sarà lì, ovviamente, in mezzo a un campo dove ci sono frutteti, dove ci sono, ovvero, mele, pere, visto che la frutta, insomma, è cresciuta, caro dottore, vero? Con questo tempo... Ci sono pochissimi secondi per la cucina. Ah, c'è la cucina. No, dicevo, con questo tempo un po' caldo in tutto lo stivale italiano, la frutta sembra oltre primavera qui. lo so. Ho appena finito di lavare i pavimenti. Sì. Le finestre tutte aperte. Sì. Io per fortuna avevo detto che... giornata tipo primaverile oggi. Beh, allora lei potrebbe andare in giardino e stenderci con un'amaca e svolazzare avanti e indietro, Esatto. Della serie mi fa girare Ascolta, prima che mi dimentico, nel gruppo, non so se hai presente, c'è un artista lì, quello che ce l'ha fatto l'uomo ragno, hai presente quello lì? Te lo sto appena per dire, ti ho detto, mi fa girare, ascoltami, mi fa girare e chissà chi mai sarà, appunto, l'uomo ragno. Quello lì mi ha detto, hai parlato con Maurizio? No, di la pianta? Io ci ho detto, io con Maurizio ci parliamo sempre tutti i giorni. Poi se puoi contattarlo in privato anche, non c'è problema, lui quando può ti risponde, insomma. Sai, però io appaio e scompaio così da un momento all'altro. Io gli ho detto, insomma, Maurizio non può mica deve fare tante cose, non può rispondere subito, giusto? C'è da fare tante altre cose. Ma sai, io ho una certa età, Sì. Cioè, tu devi capire... Anche questo? Loris c'ha già un po' di sclerosi anche. Ho capito. Sì, e dopo Maurizio c'ha da fare. Allora, se io ho una certa età, ti mando la pubblicità. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info.
Nostro indirizzo di posta elettronica: radioyoganetwork@gmail.com. Letteralmente. Bene, Radio by allora, Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buona grazie che si fa quello che si può, eh? Comunque lei ci ascolti tramite Castbox, gli audio web podcast. Ecco, Castbox si chiama così, scaricabile tramite iOS o Android gratuitamente, è una piattaforma. Sì, le candele quelle della box. Ecco, però se qualcuno non sa usare le piattaforme, che ci contattano nella chat di Ciao Network o nella chat di Finestra Libera, non c'è problema, oppure ci scrivono che noi spiegheremo come fare, come procedere, eccetera. Perché ovviamente non è da tutti queste tecnologie, perché alcune app sono semplici. Altre invece ti mettono anche qualche news pubblicitaria, qualche frame. Ci sono anche, c'è la pubblicità anche su YouTube adesso. Lo so, lei sta ballando, lo so. Sì, sto preparando qua per andare a fare un po' di... Ah, è un po' di gusto? Gusto culinario. Sì, ecco, Lori si dà all'arte culinaria. Cominciamo a andare sugli antipasti. Ecco, allora, prima di andare negli antipasti, un primo, un secondo, un dolce, che ne so io, frutta, lei deve chiudere le finestre, perché lei non può uscire. Non c'è freddo, la puoi lasciare aperta, non è problema. Allora, l'ultima trovata di Facebook, cos'è Radio Facebook? Non è che ho capito. L'avevo trovata poco tempo fa lì. È un gruppo di ragazzi che hanno una pagina e hanno anche un gruppo su Facebook. E come sai, come fanno tanti che mettono sulla TV tramite web, è la stessa cosa. Loro hanno fatto una radio su Facebook. E ciò, se mi ricordo, ti mando la foto dello sfondo, c'è lo sfondo della foto che, di una radiolina, è scritto radio su Facebook. Ecco, giusto, io vorrei capire chi sono questa gente, mai sentita, comunque. Aspetta un attimo, se te vai sul gruppo su Facebook, c'è scritto la radio su Facebook, prova ad andare là, oppure c'hanno anche la pagina e li trovi. Va bene, scrivi tutto nella chat di Ciao Network, sì. Perché la Jacqueline è pronta per andare a mangiare. Ricorda che giorno è? No, perché ho Coco. Ascolta, c'è Coco che mi chiude, della serie Presto che Tardi. Che giorno è oggi? Mercoledì 18. No. Cos'è oggi? Mercoledì 19. A me insomma 19, mi scusi. 19 febbraio 2020. Sul telefonino c'è scritto 19, insomma, non me lo ricordo. Ah, però c'è scritto 19, non è che sia lo software del telefonino, ecco. Allora, noi a mezzogiorno dobbiamo chiudere, sono le 11:56 minuti e 31 secondi e 23 decimi. Allora, la Paola l'abbiamo già salutata e siamo a posto. Che cos'hai da mangiare? Allora, abbiamo gnocchi al pesto. Ecco. Poi, non ho finito. Quando ci sono gnocchi, sai cosa ci faccio io con i gnocchi? Ci faccio la modifica, ci metto su di sopra un po' di zucchero anche. Sì, con lo zucchero? Questo non l'ho mai sentito. Sì, a me piace così, certi lo mettono lo zucchero sopra, dopo va a gusti, insomma. Allora, letteralmente radio, una radio con tante radio dentro, sì, by Yoga Network. Sì, con tante radioline dentro a transistor. Sì, a valvole. Ecco, dopo questo salutiamo il grande Gianluca, sempre fedelissimo, uno dei tanti fan. Siamo oltre 1.000.000, 1.119 ascolti registrati ieri. Pazzesco. I miei fans, i tuoi fans, quanti fai in tutto? Beh, uno più uno fa tre, non lo so.
Beh, insomma, ce ne abbiamo tanti dei fan. Devo chiudere, caro Va dottor bene. Stella e Allora Loris, buon vado appetito. a mangiare anch'io. Ciao a tutti gli amici di Facebook. Bye bye e a più tardi, non so. Sì, forse, chissà. Se la Non so. radio non prende fuoco, allora ci siamo. Ma guardi, c'è un po' di nebbia in realtà, perché non si Sì, capisce. insomma, cioè, ascolta, ce l'hai le bombolette quelle rosse lì, se casomai prende, cioè, vedi, c'erano infiammate, cioè, Ma non sai quelle allora, io bombolette adesso chiamo giù le guardie e ho un istintore. Ne ho solo uno, forse è un po' poco, perché non si sa mai. insomma, ci Devo sentiamo, chiudere. dai, Devo amica, ciao, chiudere. ciao, nano, nano. Ecco, è il momento, salutiamo il dottor Loris Stella, sempre onnipresente. Eccola qui, già in fervore, dice, ma chiudi, chiudi, lo so che devo chiudere, salutando anche lo studio 1, ovviamente da Bologna, lo studio 2 da Enna, Sicilia, con Fabio, che è tornato pimpante, carico che mai. Studio 3, Cristina, con le sue ricette, le sue poesie, che ritornerà a breve a Breccia, sul pezzolone, anche lei. E studio 4, ovviamente, l'agronomo nostro Mauro, da Sanremo. Tra l'altro c'è anche un caso, a Sanremo, del coronavirus. Speriamo che vada tutto bene. Comunque, vi faremo sapere. E poi lo studio 5, Montebaldo, Verona, dove c'è Gabriele e, già, Elide Worda. Allora, Maurizio DJ dallo studio 0, Rete Ferrara, letteralmente radio, una radio con tante radio dentro. È tutto, buon pranzo perché ormai scatta mezzogiorno. Sono le 11:59 minuti primi. 33 secondi e 23 decimi per coloro che ci ascoltano in diretta oppure quanto volete, quanto credete. E anche nella piattaforma, non solo su TuneIn, non solo su Spreaker.com, YouTube, Facebook, ma anche Castbox e tante altre piattaforme. Grazie e alla prossima. Oh, è ormai 6, 5, 4, 3, 2, 1, è mezzogiorno. Grazie e alla prossima. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network @gmail.com.